safe, be rock. Ciao, bentornato qui al live delle Safety Rockstar, dove delle Safety Rockstar possono davvero contribuire e contaminarci con nuove idee, nuovi progetti che loro stanno mettendo in pratica per una maggiore cultura di sicurezza. Una cultura di sicurezza che sì, dobbiamo vivere e lavorare perché accresca in azienda, è il nostro lavoro quotidiano, e al tempo stesso dobbiamo coltivare quelli che saranno i futuri lavoratori, i futuri manager di domani. È per questo che è importantissimo il dialogo con i giovani. Con il libro Looks the Kill, che è tuttora in vendita nelle sue varie forme anche su Amazon, l'intento è quello proprio anche di andare nelle scuole, a fare le presentazioni della scuola e quindi parlare di valori della sicurezza in modo non convenzionale. Ma di certo non siamo i primi, sappiamo benissimo che sono tante le persone che fanno attività nelle scuole, ma oggi abbiamo scovato un progetto e ne parleremo con uno dei protagonisti veramente interessante, probabilmente uno dei fiori all'occhiello che abbiamo oggi in Italia. Beh, di questo e altro parleremo con il professor Arturo Bernecoli. Ciao a tutti, grazie del vostro invito. Sono molto felice di essere qui con voi oggi. Buongiorno, ti chiamo professore o ti chiamo Arturo? Dimmelo te. Arturo ovviamente, Arturo. Certo, Arturo. Bene, bellissimo, dalla provincia di Rovigo, quindi posti insomma nobili anche insomma per il bere. Arturo, parlaci un po', innanzitutto, sono curioso, te qua la musica come l'ascolti? Ah, io ascolto parecchia, ormai è passata un po' l'età quella che ascoltavo, ero super appassionato di musica, di LP, di concerti, eccetera, eccetera. Ascolto tanta radio ormai, quando sono in macchina, anche quando sono a casa, Radio DJ, Virgin Radio, anche le radio locali qui, le ascolto volentieri, così ascolto un po' di tutto. Con gli anni che passano, le pandemie, le nuove tecnologie, ma le radio restano e sono un ottimo elemento per fare cultura e fare informazione. Cultura che è principe nella tua attività, perché insomma te da quanti anni è che ti occupi di sicurezza? Io personalmente mi occupo di sicurezza da circa 15 anni, sono un RSPP, oltre che essere un insegnante, un docente, sono un formatore e sono un RSPP, faccio questo lavoro per istituti scolastici della mia zona di Rovigo, insomma. Io ti ho conosciuto attraverso i media perché te fai parte di un progetto che è una rete molto attiva e anzi, diciamo, fra le uniche in Italia che si occupano proprio dell'educazione sulla sicurezza, la Sirves. Sì, sono un referente regionale delle reti Sirves. In Veneto esiste questo sistema di riferimento per la sicurezza per le scuole, ok? Ci sono 7 province, quindi sono 7 sorelle reti, le chiamiamo così, dove c'è in ogni rete un coordinatore, un insegnante come me, che si occupa appunto di gestire, ci occupiamo sia di formazione per i lavoratori della scuola, ma il momento principe, il motivo per cui ci prodighiamo tanto è per la diffusione della didattica della sicurezza nelle scuole, quindi ci dedichiamo ai studenti con iniziative e progetti per gli studenti delle nostre reti. Ecco Arturo, qual è il vantaggio di fare rete su questi temi qui? Il vantaggio è immediato perché c'è una condivisione totale delle nostre esperienze che facciamo anche soltanto localmente e che se hanno un buon seguito, se hanno un buon successo, le condividiamo poi anche a livello regionale, anche per tutte le altre reti. Quindi c'è una best practice che poi, insomma, noi che andiamo a cercare su Google magari troviamo le vostre esperienze. Certo, noi siamo www.sicurscuolaveneto.it, il nostro sito dove ci sono tutte le iniziative a carattere regionale che quelle di ogni singola rete, ci sono le 7 pagine provinciali dove mettiamo tutte le iniziative che andiamo a svolgere durante il nostro lavoro. Ecco.
Ecco, le vostre attività sono davvero molteplici, di sicuro insomma si incentrano sull'educazione. Chi sono i destinatari? Solo gli studenti, il personale lavoratore, entrambi? Sì, no, entrambi sicuramente, soltanto per le scuole, quindi ad esempio la formazione la eroghiamo soltanto ai lavoratori del mondo scolastico e per le scuole che aderiscono alla nostra rete, cioè al nostro tipo di iniziativa e di intendere diffusione della cultura della sicurezza. Non tutte le scuole nel Veneto sono associate a noi, però posso dire che abbiamo circa 200, più di 200 istituti comprensivi associati a noi e più di 130 istituti superiori, quindi si parla di numeri piuttosto grossi. Okay. Ci sono province dove, come la mia, dove il 100% delle scuole sono associate, ci sono province dove c'è un 50, 40, 50% di scuole associate alla rete, che comunque sono province molto grosse, tipo Verona, per esempio, per cui i numeri sono comunque sempre molto alti. Sì. Ok. Senti, perché tu sei anche formatore, non solo sei nella progettualità di questa iniziativa, ma sei anche formatore, quindi sei a contatto sia con i giovani che, insomma, i tuoi colleghi in sostanza. Dove trovi più facilità? Con i ragazzi o con gli adulti? Questa è una cosa, sì, sembrerà incredibile, ma con i ragazzi abbiamo una ottima penetrazione di interesse, cioè hanno molta voglia di imparare e di conoscere quello che è il mondo della sicurezza, perché è importante affrontare queste tematiche. I lavoratori a volte, è brutto dirlo, ma ce li mandano, nel senso che sono gli obblighi di legge, la normativa prevede che si debba fare il Esatto. corso come lavoratori, bisogna fare l'aggiornamento quinquennale, eccetera, eccetera. E molte volte diciamo che ci vengono sforzati, devono venirci e basta. Alcuni però bisogna dire che sono anche loro interessati, Beh, sicuramente. certo, insomma, questa è una generalizzazione. Ecco, Certo. quindi dobbiamo sfatare un po' questo stereotipo per cui il giovane di questi temi non gliene importa assolutamente niente, lo hai appena detto te. No, no, sì, bisogna assolutamente sfatarlo, anche perché da qualche anno ormai i giovani andavano prima in alternanza scuola-lavoro, adesso si chiama PCTO, che okay, sono obbligati a fare un percorso comunque in ambito lavorativo durante il periodo scolastico, ok, è previsto proprio dal Ministero questo tipo di attività, quindi già all'inizio, in prima superiore, iniziamo a formarli, a erogare la loro formazione e quindi già gli entra fin da giovani, prima superiore ovviamente, quindi giovani, ma poi non tanto, iniziano ad avere la capacità per capire quali sono le tematiche e l'importanza di queste tematiche. Questo è un aspetto molto importante perché, a differenza magari di un tempo dove queste iniziative erano carenti, il neolavoratore è già conscio, quindi ha una consapevolezza di come almeno dovrebbero essere le cose. Quindi ciò gli permette anche di discernere fra il posto di lavoro, come dire, sano e quello meno sano. Fra l'altro, hai accennato di una tematica che è stata nelle cronache, però questo passaggio al mondo del lavoro è importantissimo e sin da subito dobbiamo identificare le aziende pronte ad accogliere, cioè, questi giovani e quelle che invece, ahimè, non lo sono. Certo, soprattutto le aziende devono essere a posto con la sicurezza per poter accogliere gli studenti, non possono avere lacune e mancanze sia dal punto di vista normativo che formativo, insomma, devono. Quando noi mandiamo gli studenti in azienda, dobbiamo avere la certezza che l'azienda può accogliere in sicurezza gli studenti che arrivano. Purtroppo, però, come sappiamo dalle cronache, ancora a volte non è così, e questa è la nostra missione. Proprio in questi giorni qui in Veneto si stanno svolgendo in varie province, c'è stato qualcosa a Verona, qualcosa a Treviso, a gennaio ci sarà anche qui in provincia di Rovigo, qualche incontro okay, fra il mondo della scuola e il mondo delle aziende private, okay, quindi saremo supportati da un'industria piuttosto da Confcommercio, comunque dal sistema di associazioni del mondo privato, perché è chiaro che le aziende che vanno ad accogliere gli studenti devono essere consce e consapevoli di quello che stanno per fare. Ci sono responsabilità ovviamente
che non sono da poco, e quindi vogliono, le persone vogliono essere informate, vogliono sapere. Mi fa pensare a questo punto di vista, dal mondo, proprio dal punto di vista aziendale, che il fare sicurezza, oltre ovviamente a quello che è il requisito di base, cioè il senso etico, può essere anche un'opportunità. E anche il fatto che, appunto, l'opportunità è conoscere dei giovani che magari domani saranno i loro nuovi collaboratori, beh, l'essere sicuro o meno determina anche la selezione, quindi l'apertura delle porte a questa opportunità, secondo me, e questo dovrebbe essere... Hai detto una cosa perfetta. Hai detto una cosa sicuramente giusta, perché abbiamo riscontro diretto di molti studenti che vanno a fare questo genere di attività nelle aziende, che piacciono particolarmente a questi giovani, alle aziende che li accolgono, e poi si fanno sentire, si restano in contatto, e molto spesso succede che vengono comunque poi assunti o messi in un periodo di prova dopo il diploma, okay, della maturità, perché sono entrati, come dire, in simbiosi e si sono piaciuti da una parte e dall'altra, e quindi c'è una continuità poi che porta avanti il filo che si è allacciato all'inizio durante l'alterazione. Certo. L'altro punto, voi fate delle attività come anche i corsi, no, per l'emergenza, antincendio e primo soccorso, che fra l'altro abilitano, no, i giovani, ovviamente in fase di uscita alla scuola, già con un loro attestato di formazione su questi temi. È bello, perché insomma tendenzialmente, almeno prima, la sicurezza sul lavoro si conosceva, se si conosceva, quando entravi in azienda. Invece, accidenti, nel loro curriculum possono allegare anche un corso per addetti a ottenere incendio. Certamente, perché abbiamo il percorso, quello che è determinato dall'accordo Stato Regioni, quindi dobbiamo darlo a formatore come lavoratore, formazione generale, formazione specifica agli studenti che poi andranno nelle aziende, perché devono avere comunque l'attestazione di essersi formati come lavoratori, quindi le 12 ore canoniche. In più promuoviamo come reti dei progetti didattici, okay, sponsorizzati da INAIL piuttosto che da anche altri enti, come anche gli SPISAL qui provinciali, che ci promuovono questi percorsi didattici per la formazione di studenti, come concorsi di primo soccorso, quindi concorsi di 12 ore, quelle categoria B previsti dal decreto ministeriale 388, e anche i percorsi antincendio, li formiamo un rischio medio per non andare troppo ad appesantire il percorso, comunque 8 ore con la prova di spegnimento, qualche anno addirittura con l'esame anche dei vigili del fuoco, in modo tale che fossero formati proprio in modo completo. E questi attestati vanno ad arricchire il loro curriculum, quindi escono come geometri, ragionieri, periti, quello che hanno studiato nei 5 anni, e in più hanno già anche l'attestato di primo soccorso antincendio, per cui le aziende sono invogliate sicuramente. E la cosa che più conta è che escono già che hanno cominciato a assaggiare, no, cosa vuol dire sicurezza e cultura della sicurezza. Certo. Tra l'altro, appunto, dicevo in premessa che voi veramente siete fucina di attività e iniziative, quindi questo non fa che, insomma, sommare i miei complimenti. Fra l'altro ne è uno che è ancora aperto per le iscrizioni, parliamone, perché stiamo parlando di studenti e risk management. In cosa consiste? Sì, questo qui è un progetto che è appena partito, ce l'abbiamo lavorato parecchio dietro, lo stiamo promuovendo come Sirves regionale, quindi oltre alle 7 reti provinciali c'è il Dipartimento di Prevenzione del Veneto, INAIL regionale Veneto, l'INL, che è l'Ispettorato del Lavoro, okay, e poi i Vigili del Fuoco anche del Veneto. Stiamo promuovendo da qualche giorno, da una settimana circa, un progetto che riguarda un questionario online rivolto agli studenti per un'indagine sulla percezione del rischio e un'analisi delle cause e circostanze che determinano un infortunio. Okay. Quindi si tratta di un questionario su 62 domande a cui gli studenti, gli istituti prima di tutto devono aderire, e poi gli studenti possono accedere a queste 62 domande con un questionario online dove viene condiviso un link, o ce l'abbiamo fatto anche col QR code, così gli studenti, no, si divertono ad utilizzare queste nuove tecnologie, dove possono andare a rispondere a queste, appunto, 62 domande che gli vengono proposte.
Fantastico, fantastico. Quindi modi per attecchire parlando di questi temi ce ne sono molteplici. Veramente viene da fare in modo sincero, Arturo, i più vivi complimenti e spero ovviamente che altre regioni, che magari c'è qualcuno che ha un percorso, insomma, siano sempre di più le regioni che facciano questo tipo di attività, perché insomma ne va del mondo del lavoro del futuro e lì forse ci giochiamo la partita della riduzione degli infortuni e peggio ancora delle morti sul lavoro. Ah, sicuramente sono completamente d'accordo con te. E adesso in questo questionario andremo a contestualizzare delle tre tipologie, ci sono tre sezioni diverse, diciamo, ok? Quindi tre tipologie di domande in cui comunque vogliamo andare a sensibilizzare gli studenti rispetto appunto alla percezione del rischio, all'infortunio, ai near miss, cioè ai quasi infortuni, agli infortuni mancati di poco. Andiamo ad analizzare un po' questa cosa. Poi tutti i dati che avremo andremo a confrontarci, a misurarli e a vedere quali percorsi si possono attivare ancora, perché questo non è un questionario fino a se stesso. Ovviamente avremo poi degli sviluppi, affidando a degli esperti chiaramente che sanno leggere i dati in modo adeguato, perché ci diano dei suggerimenti per sviluppare altri percorsi che si possono attivare sempre per gli studenti che si affacciano comunque nel mondo del lavoro. È importante capire che i nostri studenti sono i lavoratori di domani, ma di un domani molto prossimo, quindi è bene che attivarsi già da subito su questo. Esatto. Senti, quest'ultima iniziativa sul risk management, come si può fare per aderire? C'è ancora tempo? Allora, c'è tempo fino al 30 novembre per aderire. Possono aderire ovviamente tutti gli istituti della Regione Veneto, non per escludere gli altri, ma per dare un ambito che è il nostro. Non si esclude però che possa essere poi negli anni successivi allargato anche a tutta Italia, okay? Perché abbiamo già fatto iniziative del genere. Abbiamo scritto anche un manuale che è proprio rivolto, manuale della sicurezza per le scuole, dove c'è l'interpretazione del decreto legislativo 81 per le scuole, cosa non facile come tu penso posso immaginare, che è stato fatto in Veneto e poi l'INAIL italiano ha deciso di produrlo e promuoverlo in tutta Italia, per cui sono state stampate per tutta l'Italia le copie. Non è detto che anche questo progetto non abbia altri sviluppi a più ampio raggio rispetto alla nostra sola regione. La cosa importante è che fino al 30 di novembre si potrà dare adesione al progetto e poi si concluderà a fine gennaio. Quindi le scuole avranno poi tempo per organizzarsi internamente, sottoporre ai propri studenti di terza, quarta e quinta superiore, okay, questo questionario e vediamo insomma quali dati riusciamo a raccogliere rispetto a Ci questa tematica. auguriamo che l'adesione sia massima e per quello che è nostra possibilità gli diamo divulgazione perché insomma è un'iniziativa che merita e merita per la cultura di oggi, ma soprattutto la cultura di domani. Beh, Arturo, che dire, professore, ma una bella rockstar nel tuo settore. Complimenti, Grazie. che tu sia di esempio a tanti altri colleghi che magari hanno già nelle corde questa cosa, ma magari manca il coraggio per lanciarsi. Complimenti davvero. Grazie mille della vostra disponibilità e a noi siamo molto contenti di aver dato comunque aver messo ancora più in luce le nostre iniziative, quello di cui ci occupiamo tutti i giorni. Beh, Come lo insomma, facciamo con molta passione, per cui ci teniamo molto a questo. quando c'è qualcosa di virtuoso deve essere ventilato, comunicato ai 4:20. Grazie davvero, Arturo. In bocca al lupo per Grazie tutto. mille. Grazie a voi. A presto, a risentirci. A presto. Beh, davvero una rockstar, Arturo, e di conseguenza tutti i suoi colleghi che sono coordinatori e mettono su questa bella rete. Quindi quello che ne traggo, l'importanza della rete, tante volte serve anche per farsi coraggio. Sappiamo che la sicurezza nelle scuole non è un qualcosa di semplice, a volte non rientra nei programmi didattici così fortemente, però è un progetto come quello che sta accadendo ormai da anni in Veneto, è la testimonianza che le cose si possono fare bene e quindi davvero lavoriamo concretamente sui giovani del domani. Già
oggi, mentre sono studenti, dargli quella consapevolezza di cosa voglia dire lavorare in modo sicuro, penso che sia un grande piacere da parte di tutti noi, una responsabilità da cui non ci dobbiamo tirare mai indietro. Be safe, be rock.